A Yalta avvia la selezione dei circa 100 artisti che realizzeranno le opere d'arte urbana nei 18 comuni partner del Parco delle Madonie. Lanceremo due call. La prima sarà destinata agli artisti che realizzeranno le opere di street art, le opere fisiche di street art. La seconda invece riguarderà la selezione di 50 artisti che creeranno le opere fruibili in realtà aumentata attraverso un'app dedicata. Con la prima call, che sarà pubblicata dal 10 di maggio fino al 18 di giugno, selezioneremo 48 artisti. Ai primi 18 sarà riconosciuto un cachet, a tutti e 48 si riconoscerà un contributo per la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio, materiali, servizi che sono necessari per la produzione delle opere. Tutte le creazioni si ispireranno al patrimonio immateriale dei comuni che saranno restituiti con un nuovo punto di vista. Le opere, per esempio, potranno rappresentare in chiave neofuturista la velocità, che è l'anima della Targa d'Avorio, piuttosto che l'iperrealismo del volto dei santi, dei personaggi o dei tesori umani viventi che sono tutti a rischio di sparizione. Sono felicissimo di essere stato scelto come curatore selezionato per questo progetto di iArt Madonie e andare a recuperare dei simboli, delle celebrazioni, dei riti, dei miti che sono addirittura pre-cristiani, perché stiamo parlando di un territorio dove le icone della cristianità, dove il passato di un certo tipo, diciamo prossimo, si coniuga con un passato molto più remoto. Quindi è un lavoro che io adoro lavorare per con l'arte tirar fuori simboli e riti antichissimi e andare a scoprire quello che sono un po' le origini naturali dell'uomo. Farlo in dei murales, suggerire a degli artisti, stare nei cantieri, come stiamo qua in cantiere adesso, e realizzare queste opere sarà una grande emozione.